crescita evidente. Basterà per centrare almeno i play-out? Difficile dirlo, ma le speranze non sono affatto svanite. La cura grassadonia ha restituito solidità e compattezza in 4 gare e appena 2 gol subiti. Inesistente tuttavia il rigore che ha deciso il match con la SPAL, sostanzialmente come nelle prime 8 partite della gestione Breda. Biancazzurri capaci in questo lasso di tempo di conquistare 12 punti, senza i quali non staremmo a parlare neanche più di possibilità salvezza. La differenza è che oggi la squadra palleggia un po' di più. Di certo nulla a che vedere, a prescindere dai limiti di cui abbiamo parlato ai tempi, con dovizia di particolari criticità che non sono sparite, col disastroso Pescara di Oddo, senza identità, gioco, soprattutto organizzazione. Questa la fotografia oggettiva di una stagione che può essere ancora salvata. La strada intrapresa sembra essere la più logica: restare in gara sino alla fine, non subire gol e provare a vincere. Ad oggi il Pescara non è strutturato per giocare partite d'attacco, se infatti prende gol fa una fatica immane a recuperare. Nella speranza che gli attaccanti crescano di condizione, forse Grassadonia, fermo restando il sistema di gioco attuale, dovrà rischiare di più nella scelta delle mezzali, puntando su una maggiore qualità. Serviranno anche soluzioni su palla inattiva. Prossime 3 sfide: Pordenone fuori, Ascoli in casa nel turno infrasettimanale in programma martedì 16 marzo alle 21, Vicenza in trasferta. I friulani di Tesser sono in difficoltà, un punto e appena un gol realizzato nelle ultime 5 partite. Nel girone di ritorno un solo successo lo scorso 9 febbraio sul campo della SPAL. Tante le assenze: Falasco, Bassoli, Pasa, Butic, Zanon e Calò. In attacco non c'è più Dio, passato nella sessione invernale al Monza. Torna a disposizione il polacco Muscholik. Tra i biancazzurri certo il rientro di Sasà Bocchetti. Nella difesa 3 rimpiazzerà lo squalificato Mirko Drudi.